Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Amale e oggi voglio parlarvi di come cambierò il colore dei capelli. Guarda, io sono appena tornata dalla spiaggia, faccia distrutta, ma non ho voglia di sistemarmi il trucco né niente, perché poi dopo devo lavarmi i capelli e tutto. Sono appena tornata dalla spiaggia e quindi niente. Volevo dirvi che colore utilizzo. Io ho sempre fatto il colore prima dalla parrucchiera. C'è un'amica mia qua a Valencia che si chiama Veronica. Lei è fantastica, una grandissima parrucchiera. Chi lo conosce o non la conosce qua a Valencia, comunque ha negozio in Marques del Turia, numero 5, no, numero 7. Comunque, lei è bravissima, ho sempre fatto il colore da lei, è proprio brava, 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 solo che comunque, come sapete, costa, cioè, fare il colore proprio di colorazione e tutto il resto ha un costo che in questo momento non posso permettermelo e quindi voglio cambiare il colore io da sola a casa perché sapendo che mi si è schiarito abbastanza il colore dei capelli. Ho deciso di farlo direttamente rosso sui capelli. Il colore la prima volta lo faccio dalla parrucchiera e poi dopo io lo mantengo. Come lo mantengo? Lo mantengo con Crazy Color. Lo metto o lo metto direttamente sui capelli bagnati oppure lo mischio con un balsamo o una maschera per i capelli. Ci metto il colore e rimane il colore rosso e quindi cosa faccio? Quando mi lavo i capelli, uso questa maschera sui capelli, mi rimane abbastanza il colore acceso, come sapete, e il rosso dopo qualche lavaggio si perde facilmente, si perde velocemente, dopo il primo, il secondo, il terzo al massimo lavaggio, vedi il colore che comincia a schiarire e sbiadire. A me non piace e quindi niente, come vedete questo qua è il risultato dalla quarantena che non ho più fatto il colore perché non trovavo più il Crazy Color, soprattutto il Fire che utilizzo io, non c'era da nessuna parte. E poi dopodiché ho tentato di fare una tinta e io i capelli che mi è uscito un marrone scuro e quindi la depressione allo stato puro. E niente, piano piano lavandolo mi si è schiarito abbastanza, come vedete. E quindi approfitto, ho già chiesto a un parrucchiere dove sono andata a comprare i colori, perché Crazy Color normalmente lo compro da Primor, solo che non c'è più, proprio quello lì non c'è più. E quindi sono andata oggi dopo la spiaggia, sono andata così concia, malissimo, non importa, siamo a Valencia qua. L'eleganza e la classe, vestirsi bene non è proprio all'ordine del giorno, quindi mi sono adeguata oggi, solo oggi, stamattina mi sono adeguata e quindi ho deciso di andare così perché non avevo portato né cambio né niente, avevo deciso di andare a prenderlo all'ultimo momento. E niente, vi lascio al video tutorial e ci vediamo dopo col colore rosso finalmente!
Eccomi bella gente, guarda che c'è una zanzara davanti. Eccomi bella gente, guardate il colore come è uscito, che meraviglia! Mi piace tantissimo il rosso, mi fa sentire bene con me stessa, lo sento come fosse il mio colore naturale, cioè mi dà un'allegria, una gioia e soprattutto fa vedere i miei allineamenti, valorizza di più i miei occhi, gli occhi sembrano molto più grandi, mi piace tanto, io so che il rosso non dona tanti, a me sta da Dio, mi piace tantissimo, anche se non starebbe da Dio, mi piace tantissimo, so che ci vuole coraggio per farlo, so che non tante ragazze e ragazzi piace esagerare col colore, a me sinceramente non mi ha mai fregato di cambiare o di fare dei colori particolari, perché tanto mal che vada. Metto nero e sparisce tutto, quindi non mi sono mai preoccupata del tono in più, il tono in meno. E comunque ho usato il Crazy Color, l'ho comprata qua a un'azienda, una tienda, un negozio qua a Valencia. Normalmente lo compro da Amazon. Ho visto che hanno aumentato un pochettino i prezzi e lo compro anche da Primor, però Primor non lo fanno più. Già durante la quarantena non c'era niente, per quello ho perso tanto il colore. Ho tentato di fare una tinta, è uscita malissimo. Comunque, i prodotti che ho utilizzato, Crazy Color, non so se qualcuno lo conosce, lo conoscete, l'avete usata, è una tinta che non ha ammoniaca dentro, non è dannosa per niente per i capelli, io lo uso da anni e anni e anni, mi piace tantissimo, come notate il riccio mi viene un riccio fantastico perché come avete visto nel trattamento io non ho usato né balsamo dopo né crema né niente, solo l'olio e ho asciugato i capelli, non ho fatto niente, come vedete, perché è già in sé è una crema idratante. Comunque, allora, quando lo usate il tubicino c'è ancora dentro il colore, quindi non lo buttiamo via. Il consiglio che vi do è quello di prendete un balsamo normalissimo che avete a casa e mettete un pochino dentro, anche la metà se volete, mescolate bene 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 e lo usate per la prossima volta. O lo usate prima di farvi la doccia o lo usate durante il lavaggio, nel senso fate passate il shampoo e mettete questa crema colorata così non perdete il colore del tutto. Come sapete, il rosso si perde velocissimamente e dopo 2-3 lavaggi già comincia a schiarire il colore. C'è chi piace, c'è chi non piace, a me piace proprio il rosso fuoco, che si deve vedere come un semaforo, mi piace tantissimo, mi dà allegria, mi dà gioia. E poi mi ha consigliato, il ragazzo dove ho comprato questi prodotti, la battazione pura, questa qua. Mi ha consigliato di prendere un balsamo, una maschera per i capelli, mettere solo 2 gocce, mescolarla bene 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 e usarla. Questo qua costa 15 euro, non è proprio economico. Invece il Crazy Color io l'ho pagato 4,90 e dal Primor l'ho sempre pagato 4 euro, 1,90 no, 4,90. E il Primor l'ho pagato sempre sul 4,45, 49, 50, dipende perché loro fanno sempre sconti. Comunque non costa tantissimo. Su Amazon ho visto lo stesso colore costa 9,90. E poi veramente, cioè, io ad esempio adesso che avevo il colore diverso e usare tutto il tubicino e invece normalmente io prendevo proprio questa senza il pigmento e la mescolavo con del balsamo, con della crema che uso, una maschera che uso per i capelli, anche quando faccio le maschere proprio intense la uso e boh. Poi tra l'altro un altro consiglio che vi do. Questo Crazy Color è fantastico, quindi tante volte io l'ho messo sui capelli e l'ho lasciato tutta la notte. Lo lasciate tutta la notte, se perdete proprio il colore si sbiadisce.
Io ve lo consiglio, l'ho fatto più di una volta. Questa volta non l'ho fatto perché dovevo uscire con un'amica, quindi dovevo lavarmi i capelli e proprio volevo farlo oggi il colore. Non avevo voglia di aspettare un altro giorno, sapendo che è il mio giorno di riposo, e quindi proprio volevo farlo oggi. E il risultato è uscito fantastico, anche che l'ho lasciato solo 40 minuti. Loro consigliano 30 minuti. Io per il mio tipo di capello, per sapendo che l'ho fatto più di una volta, non trovo nessun pericolo. Poi varia da una persona all'altra, dipende dal tipo di capello che hai. Io vi consiglio di metterlo anche, ma ad esempio, se mettete una maschera idratante, non so, con avocado, con quello che è fatto a base di riso, mettete 3-4 gocce di questo, oppure al massimo mettete il pigmento. Io di Crazy Color ho provato sia il rosso corallo e poi ho preso anche un rosso, come si chiama? Vamp, forse. Sono belli, ma non come il Fire. A me il Fire mi dà una soddisfazione allucinante. Mi piace tantissimo. Comunque, niente, ragazzi, spero che vi è piaciuto il risultato. Mi è piaciuto tantissimo, mi piace tanto. Anche che comunque la radice ce l'avevo già scura di mio. Un po' di colore le ha dato, non è che ha dato tantissimo. Comunque si consiglia tantissimo di usarlo dopo una decolorazione dei capelli, oppure le ragazze che hanno i capelli chiari sono già avvantaggiate, quindi non serve niente. Io, sapendo che avevo fatto tempo fa, ho schiarito i capelli, li ho schiariti a novembre-dicembre. Ho schiarito i capelli, ho fatto l'arancione. L'arancione non mi è piaciuto per niente, l'ho fatto dalla parrucchiera, la mia amica, la Veronica, che gli do un bacio grande, che è veramente fantastica, ve la consiglio. Chi vive qua a Valencia e vuole una parrucchiera professionale, una parrucchiera che non fa quello che vuole, ma fa quello che volete, ma non solo, sotto consiglio, quindi è bravissima. Cioè, io ho un rapporto un po' così con i parrucchieri, lei veramente bravissima, brava, 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 ve la consiglio fortemente. Come vi ho detto, se nel Marques del Turia, anzi, se nell'Avenida de Germania, spero la parte principale è numero 7. Comunque, vi ringrazio, grazie di avermi seguita. Non so se voi avete mai usato il Crazy Color, ve la consiglio fortemente. Grazie di iscriversi al mio canale, grazie tantissimo al mi piace, grazie tantissimo ai tanti commenti che mi lasciate, mi date tantissima gioia. Il prossimo video sarà sui sopracciglia, che voglio darvi un po' di informazioni come faccio io a farli. Che li sto facendo crescere, non si vede tanto, ma li sto facendo crescere. Per qualsiasi informazione, qualsiasi richiesta, se volete che vi parlo di qualsiasi altro argomento, sono molto disponibile. Vi ringrazio, seguitemi sul mio canale YouTube, sulla mia pagina Instagram e ragazzi, ragazze, alla prossima e un bacio grande da me e la mia bimba che sta dormendo. Ciao!